Scommesse sportive online illegali. Si attende il responso della conferenza dei servizi e non mancano le polemiche. Il sottopasso di Viale Leopardi potrebbe diventare una rotatoria? Galleria Mazzini si prepara a Lecce Fashion Weekend. Contro la Samp per ritornare a vincere. Cari amici di Lecce News 24, ben ritrovati. Apriamo con la cronaca. Ancora un caso di scommesse sportive illegali online, scoperto dalla Guardia di Finanza di Casarano. Dai controlli è stato appurato che il titolare del centro era sprovvisto delle prescritte autorizzazioni. Pertanto i finanzieri hanno eseguito una perquisizione all'interno dell'esercizio che si è concluso con la chiusura di 9 postazioni e con il sequestro di 6 personal computer, 3 stampanti per ricevute telematiche, 9 monitor, nonché della somma di 80 euro probabilmente provente dell'attività illecita. E passiamo alla politica. Oggi a Bari si tiene la conferenza dei servizi, si deciderà se il progetto della centrale a biomasse proposto da Italgest si farà o meno. Nel frattempo non mancano le polemiche fra la classe politica di Casarano e i dipendenti dell'azienda. Sentiamo il servizio. Ieri 17 novembre sono apparse sulla stampa locale le dichiarazioni del Partito Democratico di Casarano contro la centrale a biomasse proposta da Italgest Energia. Il sottosegretario cittadino Cosimo De Baroni ha firmato una lettera appello ai vertici istituzionali della Regione Puglia affinché non abbandonino i cittadini di Casarano al destino ineluttabile della realizzazione dell'impianto. Tutto questo alla vigilia della conferenza dei servizi riunitasi oggi a Bari per decidere sull'autorizzazione di tale impianto. I dipendenti di Italgest Energia, benché con le ossa rotte, scrivono in una nota per la stampa: sentono il dovere di replicare e di dire la propria, dato che la crisi di uno dei maggiori poli di ricerca nel campo dell'energia rinnovabile è data proprio dalle spalle più volte voltata dalle istituzioni. Facciamo ancora un appello, si legge nella nota, al presidente della Regione Puglia Nichi Vendola affinché ci sia vicino in questo momento nel tentativo di individuare insieme soluzioni idonee alla nostra situazione di disoccupati in un territorio che, purtroppo, non prospetta alternative per il futuro. E per il discusso sottopasso di Viale Leopardi, il PD lancia la sua proposta e ce ne parla Laura Lairo. L'annoso problema del sottopassaggio di Viale Leopardi sta scuotendo molto l'opinione pubblica e sembra doveroso adesso più che mai cercare una soluzione concreta e attendibile per risolvere la questione. Una soluzione c'è, secondo il gruppo consigliare PD del comune di Lecce che si è riunito a Caffè Leopardi, ed è quella di intervenire tecnicamente eliminando il sottopassaggio, appianando la zona per costruire una rotatoria ritenuta più sicura. Antonio Rotundo, la consigliera di circoscrizione Lidia Faggiano e Fabrizio Marra, segretario cittadino, hanno infatti spiegato sia i provvedimenti tecnici che i vantaggi del rondò in termini estetici e di valorizzazione economica e commerciale. Noi proponiamo una soluzione strutturale, risolvere una volta per tutte questo annoso problema, e lo abbiamo fatto non solo suggerendo tecnicamente la soluzione che appunto i tecnici ci hanno predisposto, ma anche ascoltando il quartiere. La soluzione ottimale per i cittadini è quella di eradicare il problema, appunto con l'interramento del sottopassaggio. Quello che emerge è una grande paura nei cittadini, soprattutto un po' forse in noi madri, la paura che i propri figli non possano vedere il pericolo in tempo. All'indomani del No Gelmini Day, l'Ateneo Salentino lancia una proposta contro i tagli dell'università. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Laura Lairo. Il numero sempre minore di borse di studio e la carenza di fondi in materia di istruzione pubblica, causati dai tagli del governo, al centro del dibattito della conferenza stampa che si è tenuta in mattinata al Codacci Pisanelli. Un'iniziativa provocatoria volta a favorire almeno 2 fra tutti gli studenti risultati idonei ma non vincitori alle borse di studio. I vincitori sono stati estratti a sorte ed usufruiranno del simbolico contributo di 400 euro a testa, raccolto durante la festa organizzata ieri sera all'ex Ateneo. Portafoglio Europass, si concludono oggi le 2 giornate informative sulle opportunità che la comunità europea offre agli studenti. Vediamo il servizio di Alina Spirito. Si è concluso oggi alle officine Cantelmo il programma di formazione promosso e organizzato dal centro di informazione Europe Direct della provincia di Lecce in collaborazione con l'Università del Salento, l'Istituto ISFOL e il centro nazionale Europass. Il modulo formativo ha avuto come obiettivo quello di fornire a giovani studenti e lavoratori gli strumenti necessari per la corretta compilazione di Europass al fine di realizzare la trasferenza delle qualifiche e delle competenze attraverso l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti che i cittadini possono utilizzare per presentare i propri titoli in Europa. Stilisti e aziende di tutta Italia animeranno le 2 serate di sabato e domenica prossimi di Lecce Fashion Weekend in uno scenario d'eccezione, la Galleria Mazzini. La presentazione questa mattina a Palazzo Carafa, vediamo il servizio.
Lecce Fashion Weekend, che per questa edizione si prolunga nell'arco di una settimana diventando Lecce Fashion Week, è divenuto ormai un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del fashion. Anche questa volta a presentare le due serate ci sarà la conduttrice della trasmissione Moda in onda sulla 7, Cinzia Malvini, ma dei particolari dell'evento ce ne parla Elisabetta Bedori. Ci sono due testimonial nelle serate di sabato e domenica prossima. La prima serata vedrà Silvio Bettarelli, che è uno stilista sardo che produce però in Puglia, e la seconda serata, il 21, chiuderà Tommaso Stefanelli. Ma il sabato 27 e 28 abbiamo un evento speciale dedicato ai diamanti della Leo Cut Store, che è tra l'altro qui a Lecce abbiamo l'unico punto vendita al mondo di diamanti della Leo Cut, ed è un evento al quale non si può mancare perché sarà veramente splendido. Fortemente voluto dall'assessore Massimo Alfarano l'idea di spostare l'evento verso la parte commerciale della città, Piazza Mazzini. Da quest'anno tra l'altro abbiamo voluto fortemente spostare, diciamo, questo evento in Piazza Mazzini, nella galleria più precisamente, proprio per dare la possibilità ad una zona che molto spesso si lamenta di essere poco, come dire, visibile, e quindi abbiamo la possibilità appunto di valorizzare anche questa nostra splendida location che è appunto la galleria di Piazza Mazzini. È un appuntamento che vogliamo, che continueremo a sostenere come amministrazione comunale, perché siamo convinti che può diventare veramente un punto di riferimento per il Sud Italia della moda a livello anche nazionale. E ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Sorpresa! Ops, ti sposi e non hai fretta? No, anche quest'anno c'è Promessi Sposi, fiera nazionale dedicata al matrimonio. Ti aspettano 200 aziende del settore e oltre 1000 abiti da sposa. E quest'anno grandissima novità! Promessi Sposi cambia date e sarà realizzata a novembre. Avrai più tempo per organizzare un matrimonio perfetto. Promessi Sposi, dal 18 al 21 novembre, fiera di Galatina. Visita il sito www.promessisposi.info. Sponsor ufficiale Costa Crociere. Memar, archivia, elabora, digitalizza. www.memar.it. Victor Moda Uomo a Nardò. www.victormodauomo.it. Lecce punta alla Samp per tornare a vincere. Carmelo Dimitri. Cambio di programma ieri per i salentini per quel che riguarda le sedute di allenamento. Il tecnico di Cagno, infatti, ha risparmiato ai ragazzi la seduta pomeridiana, accontentandosi delle pratiche mattutine. Oggi, invece, i giallorossi si ritroveranno al sintetico di Galimera nel pomeriggio. Giornata di esperimenti quella di ieri per il tecnico lucano, che ha provato la difesa a 3. Ieri assenti Giuliatto, Mesbà e Donati. Lavoro differenziato invece per Reginiussen, Giacomazzi e Ferrario. Domenica, contro la Samp, riprenderà il suo posto al centro della difesa il difensore brasiliano Fabiano. Bene, infine vi ricordiamo che le telecamere di Lecce News 24 questo pomeriggio seguiranno l'inaugurazione di Promessi Sposi a Galatina. Questa era la nostra ultima comunicazione, non ci resta che salutarvi. Glamour Car è in via Giovanni Paolo II, San Cesario, Lecce. Glamour Car, l'eleganza si fa strada.